È stata inaugurata a Perugia, presso la sede del Centro Servizi Galeazzo Alessi in via Mazzini, la mostra documentaria dal titolo Una finestra su Perugia, arti e mestieri tra 800 e 900, un'iniziativa dedicata alle memorie del passato, promossa dall'Associazione Culturale Famiglia Perugina, da anni impegnata sul fronte del recupero e della valorizzazione storico-identitaria del patrimonio culturale legato alla città di Perugia. Aneddoti, storie di vita legate alle piccole attività artigiane sono state ricordate dal giornalista Domenico Coletti e dall'assessore del Comune di Perugia, Lorena Pesaresi. Ospiti il dottor Giuliano Masciarri, direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, e l'ingegner Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia. Il progetto, per voce dei promotori, prende avvio dall'idea di un socio, il collezionista Mauro Morini, che nel corso di oltre 30 anni ha accuratamente individuato, raccolto e selezionato materiali documentari utili alla ridefinizione di parte del tessuto economico della storia cittadina tra 800 e 900, premiato dal presidente della famiglia Perugina e da Letizia Magnini e Luisa Martella. Si tratta di una raccolta che comprende moltissime testimonianze, tra documenti originali quali cartoline, fotografie d'epoca, fatture, opuscoli pubblicitari, stampe, oltre ai numerosi documenti rilevati dalla produzione giornalistica, archivistica e storiografica del tempo. La mostra, curata da Letizia Magnini e Maria Luisa Martella, è supportata da un qualificato gruppo di esperti e studiosi di storia locale e mira a promuovere, valorizzare e approfondire la conoscenza di alcuni mestieri o attività del passato, la cui presenza si è affievolita nel tempo con l'intento di evidenziare gli aspetti della storia, della tradizione e il contesto socioculturale in cui tali attività si sono sviluppate. Documenti originali, accuratamente selezionati, compongono un articolato percorso espositivo suddiviso in sezioni distinte per tipologia di mestiere, in modo da poter ripercorrere la storia delle attività economiche della città, a partire dal periodo post-unitario sino al 1942. La rassegna è accompagnata da un catalogo delle edizioni Futura che approfondisce, anche attraverso numerose immagini, i più svariati aspetti legati al contesto sociale ed economico del periodo analizzato. A corredo della mostra documentaria, nelle stesse sale, è stato proiettato il filmato Una finestra su Perugia, la città vista dalla macchina da presa di grandi e piccoli registi dal Novecento, a cura di Michele Patucca. Una raccolta di immagini, in parte inedite, dal 1926 al 1963, provenienti da archivi pubblici e fondi privati. Il documentario, interamente in bianco e nero, illustra i cambiamenti della città e del costume nel corso degli anni, attraverso scene di film d'epoca, scorci di vita privata e avvenimenti pubblici.